Amici, amiche, amanti della celluloide, benvenuti per un nuovo approfondimento cinematografico con Francesco Maggiore per la rubrica Fotogrammi in scena. Ciao Francesco. Ciao a te, Donato, un saluto ai nostri videoascoltatori. Senti, oggi hai visto una pellicola che è, diciamo, un revival, è misto tra revival, politica, periodo storico. Non so che altre caratteristiche possa aggiungere, ma è un qualcosa che comunque sta iniziando a far discutere, no? Dalla proiezione in sala, da quando è uscito, diciamo, no? Esattamente, anche perché più che il revival è il remake di un film del 2015, un film tedesco, tra l'altro il protagonista che tornava lì era Adolf Hitler. Ecco, Qua invece in stiamo questo parlando di caso parliamo di. Benito Mussolini, un altro, un personaggio storico che in Italia ha causato sempre delle reazioni alquanto controverse, da una parte comunque di sdegno, dall'altra anche di simbolica ammirazione. E qui è tornato in scena grazie anche alla grandissima potente interpretazione di Massimo Popolizio, che tra l'altro qui viene affiancato dal giovane youtuber che è lanciato anche nel cinema, Frank Matano, nel film di Luca Miniero. Tra l'altro il regista Luca Miniero, già specializzato in questa sorta di remake, già aveva girato Benvenuti al Nord, che era il remake di un film francese. Beh, insomma, si sta Benvenuti al Sud, specializzando sì. nel Sì, remake, no? è specializzato nel remake, tra l'altro il remake anche molto che hanno avuto un forte riscontro di pubblico in termini di incassi, quindi credo che comunque dalla sensazione che ho avuto, anche dalla presenza massiccia del pubblico in sala, credo che avverrà lo stesso sul territorio italiano. E anche non escludo anche un premio per quanto riguarda l'interpretazione di Popolizio ai prossimi David di Donatello, perché è un'interpretazione molto sopra le righe e credo che sia fortemente calata nei tempi storici che stiamo vivendo. Credo che lo sceneggiatore Nicola Guaglianone abbia azzeccato pienamente lo stato morale di, appunto, di molti italiani al momento, Allora, io ho letto che pensiero si un'intervista, fa sì, nuovo. ho visto un'intervista al regista Miniero dove gli è stato chiesto no, non potevate uscire in un momento migliore, allora ha detto no, noi l'avevamo già concordata l'uscita e che la politica nostrana ha stabilito i tempi delle elezioni in questo periodo, quindi insomma non è un qualcosa di volutamente cercata l'uscita nelle sale, eh? Ma infatti credo che l'origine, allora, sia il distributore che Vision Distribution, che accoglie, appunto è un polo che è nato qualche anno fa, che raccoglie più produttori importanti, tra cui Lucisano Media Group e Indiana Production, che è appunto la produttrice della pellicola, hanno deciso di far uscire la pellicola in questo periodo, ma in realtà, da quello che avevo letto in precedenza, doveva uscire lo scorso novembre, quindi credo che le elezioni siano state simboliche. In poche parole, questa pellicola immagina che possa essere tornato tramite un meteorite, cadendo da un meteorite nel quartiere dell'Esquilino a Roma, che come ben sai è uno dei quartieri ad alta densità di immigrazione, tra l'altro sede anche del Ministero dell'Interno a Roma. E quindi si ritrova qui dal 1945 al 2017, dal clima si presuppone sia primavera del 2017. E inizia a guardarsi un po' spaesato intorno, no? Così è come perfettamente era nel 45 è giunto ad oggi. Addirittura si guarda intorno, vede comunque un contesto multiculturale, multirazziale, addirittura arriva a dire: ma dove siamo? In Etiopia, a Bengasi? Perché è convinto di essere in Africa, non a Roma. E quindi anche questo incontro fortuito con questo giovane regista documentarista che lavora per una televisione locale che gli affida sempre lo demansiona sempre, quindi si trova un po' a fare il colpo della vita sfruttando appunto quello che lui crede un sosia di Mussolini, un comico perfetto per fare delle trasmissioni, più che delle trasmissioni comunque di girare per l'Italia, raccogliere anche i pareri della gente per cercare di capire qual è lo stato morale. Sorprendentemente si capisce che molta gente può essere favorevole al ritorno di una
di una dittatura, c'è una scena simbolica, Sì, bellissimo. come pensare, quella dei due partiti, no? Dice una dittatura, non troppo dittatura, Ah, me lo ma vedremo nel trailer. No, io la cosa che mi ha colpito di più, che cos'è? Solo, io non l'ho ancora visto, però a meno a sentire e a leggere recensioni e guardare interviste dei due protagonisti, sia l'attore quanto il regista, la cosa che mi meraviglia di più è che sono state inserite nel film tante scene tipo candy camera. Sono state prese addirittura c'è un punto che mi ha colpito parecchio, che quando l'attore incomincia a dire in un'intervista, dice, c'era la gente che si rivolgeva a me come se fossi veramente lui, ma io ero l'attore. Cioè, esattamente, molte scene è un po' come un mockumentary, cioè una sorta di documentario del reale. Qui si va a intervistare direttamente la gente e si chiede un'opinione su un qualsiasi argomento, in questo caso la politica. Infatti, molta gente risulta che è d'accordo appunto con un ritorno appunto del Duce stesso. Cioè molti non capiscono nel film che si tratta appunto del vero Duce, molti pensano sia solamente un comico che riesce a imitarlo alla perfezione. In più anche quella pellicola è arricchita da immagini di repertorio sul fatto che vanno a spiegare molte fasi cruciali della storia italiana. Pensiamo anche ai vari governi e anche all'ascesa recentemente di politici a caratura populista. Pensiamo anche a Berlusconi, Beppe Grillo, Salvini, vengono anche illustrati. Però c'è sempre un po' questa nostalgia dell'italiano strano, appunto su quello che era appunto il fondatore del fascismo. Lui dice a un certo punto una frase simbolica, dice: io il fascismo non l'ho inventato io, ma l'ho estratto un po' dall'inconscio degli italiani. Credo che sia questa una frase proprio che sintetizza un po' tutto il film. No, io la cosa che mi al di fuori che sia poi il ritorno di Mussolini, mi sarebbe piaciuto anche vedere da più parti politiche, no? Perché questo noi non è che ne facciamo una recensione cinematografica unilaterale, cioè solo ed esclusivamente proiettata sul fascismo. Mi piacerebbe vedere la stessa dinamica del film posta anche con altri esponenti politici che erano di sinistra all'epoca dei fatti, eh? Perché, cioè, il discorso qual è? Mussolini si ritrova in un contesto epocale diverso, no? In un contesto epocale diverso mi sarebbe, ed è, diciamo, estrema destra, no? La destra. Mi sarebbe piaciuto poi vedere anche quelli di sinistra riportati in questo contesto le loro parole, quali sarebbero state poi, eh? Magari per un sequel si potrebbe anche pensare a Berlinguer, Bravissimo, chissà, potrebbe anche essere, perché oggi la bravissimo. sinistra, da più parti nella sinistra, si sente sempre dire era meglio quando c'era Berlinguer, così come quelli di destra dicono era meglio quando c'era Mussolini. E c'è un po' di questa nostalgia verso i Una leader cosa è del passato. certa, una cosa è certa, e qui mi assumo le responsabilità in toto della mia persona di quello che sto dicendo. C'è una netta differenza tra i politici di 30 anni fa e quelli attuali. Assolutamente, ma Come lui dice. personalità, come carisma, ma anche come concetti, soprattutto, e argomentazioni. Ma soprattutto lui va a cogliere un passaggio nel film, quando lui fa una trasmissione davanti a un pubblico che ride davanti alle sue battute, ma in realtà le sue battute nascondono comunque un progetto preciso, appunto di riconquista dell'impero. Lui dice: vi ho lasciato che eravate un popolo di analfabeti, vi ritrovo sempre analfabeti, quindi a distanza di 80 anni, quindi perché lui dal 45 a oggi, 70, sono passati 70-80 anni, quindi è come se la storia stia affrontando un processo di ciclicità di nuovo, no? Consideriamo che negli anni 20, quando c'è stata l'ascesa del fascismo, c'era la crisi economica, c'era un po' di confusione tra i partiti, non si capivano bene tante cose, c'era un po' questo desiderio dell'uomo forte, un po' come credo che si stia cercando anche oggi a sentire comunque il pensiero di molti italiani. Basta che tu senti anche Radio La Zanzara e senti comunque le percezioni anche assurde, talvolta grottesche, di molti ascoltatori che auspicano il ritorno al fascismo. Se vedi quello che è successo oggi a Macerata anche.
Sì, beh, certo, beh, fatti di oggi, insomma, alla fine dei conti, è da poco. Questo efferato delitto, oggi poi addirittura si è sentito anche gli spari, quindi in conseguenza sono fatti di crocante. No, io la cosa che mi lascia perplesso è come se sembri generalizzato un pensiero nella nazione che la democrazia abbia fallito e si voglia quasi tornare, non dico alla dittatura, ma quasi alla monarchia. Cioè, una sola persona al comando e quindi bene evidenziabile nel bene e nel male. A me fa paura sta cosa qua, fa molto paura. Considera che anche un discorso che è collegato ai partiti che ci governano, se si creano sempre queste grandi coalizioni, queste larghe intese, questi, ai tempi di Craxi era il pentapartito, da 7 anni a questa parte ci abbiamo dei governi non eletti, sotto certi aspetti può essere normale che il popolo inizi a farsi delle domande e a pretendere comunque un certo tipo di risposte. È normale che poi. Credo che lo spirito anche dello sceneggiatore a captare questo sentimento diffuso sia stato fondamentale per creare una pellicola molto fantapolitica, credo. Fantapolitica è anche molto, molto divertente, devo dire, molto spassosa perché comunque ha fatto parecchio ridere. Nelle sale nella sala appunto si sentiva comunque ridere perché era ridere di gusto perché. Veramente battute genuine e ottimamente costruite su Senti, questo duo che era Fatano e Popolizio. guarda, io direi di far mandare dalla Di mandare il regia, trailer, di dare sì, un'idea e agli poi voglio, ho un ascoltatori. paio di domande che me ne sto tenendo A per le cui risponderò conclusioni molto finali. felicemente, sì. Sì, mandiamo il trailer. È scomparso. È senza dubbio il personaggio del momento. È stato il fondatore del fascismo, il capo del governo. L'italiano nuovissimo. E vostro nome? Benito Mussolini. Il mio obiettivo è di viaggiare per l'Italia e di riconquistarla. Sareste d'accordo su una dittatura? Ma una dittatura libera, però. Una dittatura non troppo dittatura. Un partito solo. Massimo due. Benito punto Mussolini è occupato. Ma Dux 2018 è libero. Io non sono Dux 2018. Superuomo. Camicia nera. Eccellenza, lui. Preso. Onore e rispetto. Vabbè, beata lei, la feccia con Gabriel Garco è E presissimissimo. che cazzo? E che cazzo è libero? Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone. Progetti per il futuro? Fare l'impero. Che razza di persona sei? Un vincente. Eravate un popolo di analfabeti. Dopo 80 anni torno. E vi ritrovo un popolo di analfabeti. Gli occhi non si dimenticano. Anche allora la gente rideva. Anche allora credevano fosse solo un comico. Molto fa riflettere e ridere. Tra l'altro, voglio aggiungere che la signora nell'ultimo frame è una testimone diretta di quello che si è vissuto in quegli anni, Esattamente, tra l'altro sembra un personaggio marginale all'interno della pellicola, poi si capisce il perché sia stato inserito, no? Perché per dare una testimonianza fondamentale nella figura reale di Mussolini, in quanto comunque inizia a diventare una star mediatica nel corso del film, quindi perché ormai io non oso immaginare quello che poteva accadere se i media di oggi potessero essere presenti negli anni 20, 30, cioè poteva essere veramente qualcosa di atroce, di mitizzazione esagerata. Sì, no, io la domanda che ti voglio fare prima di andare alle conclusioni è oggi a parte la pellicola cinematografica, ma facciamo tipo facciamoci delle domande, no? Un Mussolini vero nell'era epocale saprebbe riconquistare l'Italia? Perché ti dico questo? Per quanta deframmentazione c'è a livello di pensiero? Deframmentazione a livello nazionale?
perché sono 40 anni che si sentono le varie battute goliardiche campanilistiche tra il nord e il sud, senza mai aver tenuto presente che gli altri due punti fondamentali, gli altri due punti cardinali, est e ovest, ci invadevano e ci conquistavano. Quindi, per quanto sia stato forte di carisma e di personalità, e anche abbastanza di pugno fermo, oggi un Mussolini reale saprebbe riconquistare l'impero, riconquistare la nazione? Secondo me sì, però allo stesso tempo avrebbe comunque una posizione più forte, quindi okay, sarebbe più limitato, anche perché comunque considera che oggi c'è sempre l'Europa, quindi ogni cosa in Italia, sai, sempre, c'è sempre quella campana che dice ce lo dice l'Europa, ce lo impone l'Europa, e comunque ci sono anche gli Stati Uniti e la Russia che sono molto forti, quindi probabilmente ci potrebbero essere delle figure che magari vanno anche a ricordarlo negli atteggiamenti. Tu considera che sia in Ungheria che in Austria c'è rispettivamente Orban e Kurz, quindi sono due leader dell'ultradestra che governano anche con successo. Anche nella stessa Polonia c'è la destra saldamente al comando, quindi che ha alimentato recentemente una polemica sul fatto dei campi di concentramento. Quindi ci sono molti stati che hanno un po' questo ritorno comunque al fatto della destra. Quindi allora possiamo chiudere tranquillamente dicendo che Mussolini è stato ed è ricordato solo per quel periodo epocale, inutile riproporlo, non avrebbe valenza, non avrebbe peso. Anche perché emerge anche in qualche scena del film il fatto che loro abbiano visitato un partito neofascista in Italia, ma hanno riscontrato anche un modo di fare alquanto moderato, che è quello stesso Duce non si è andato a riconoscere. Quindi alcuni partiti che possono essere considerati estremi non lo sono così tanto da poter riproporre la cosiddetta marcia di Roma. Certo. Senti, altre chicche cinematografiche, che cosa c'è in giro? Ma ci sono dei bei film, e qualcuno che sta per arrivare molto interessante. Allora c'è The Post di Steven Spielberg con Tom Hanks e Meryl Streep, che parla appunto dei Pentagon Papers, quindi è un film fortemente attuale anche sulle responsabilità della stampa nel diffondere notizie che possono essere di rilevante importanza a livello mondiale, quindi è un film anche da vedere, prodotto da Rai Cinema e da Film Group. Per quanto riguarda invece quello che arriverà nelle successive settimane, è La forma dell'acqua di Guillermo del Toro, che è candidato a 13 premi Oscar e quindi arriverà sui nostri schermi quasi per la metà di febbraio, proprio per San Valentino, quindi un fantasy romantico che aspettiamo tutti quanti di vedere dopo Il leone d'oro a Venezia. Ah, ti volevo chiedere un'altra cosa che mi sono scordato di dirti: l'umore nelle sale, visto che tu l'hai visto il film, com'era l'umore della gente quando usciva dalla sala? Come ho detto prima, molto, molto divertito comunque, c'era... Okay. Guarda, se ti posso fare un paragone, quasi a livello di quando ho visto nelle sale Benvenuto Presidente con Claudio Bisio, che appunto che è un personaggio senza essere parte, si ritrovava Presidente della Repubblica. Poi non a caso nel film spesso il popolizio veniva scambiato per Bisio, no? Quando lo guardavano. Quindi. Ok. Senti, io ti ringrazio Francesco e ci sentiamo la prossima settimana. Prossima abbastanza limitata, perché sai che noi venerdì poi partiamo e siamo su al Festival di Sanremo insieme a Fabio. Grazie per il momento. Grazie a te Donato, un in bocca al lupo per Sanremo e alla prossima puntata.